segno di speranza. Mentre pregavamo, mi veniva in mente la parola di Gesù quando dice che due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là, presente in mezzo loro. Pensavo che è straordinario che in un posto come questo, che veramente ricorda in tanti tratti, in tanti aspetti Međugorje, è possibile trovarsi per pregare e incontrare il Signore. Io ringrazio tanto Romano per l'organizzazione di questo evento, ma credo che quello che ha mosso me e voi è lo stesso obiettivo: passare un po' di tempo in compagnia del Signore, pregare, provare a dialogare con Lui, provare a rimettersi, anche riconoscendo un po' le proprie fragilità, le proprie debolezze, alla sua presenza. Sono molto grato per la presenza di Don Gaudenzio e Don Alberto, perché penso sempre a quando ci viene detto, in particolare da Ivan, che il ponte che permetterà all'umanità di attraversare questo tempo fino al tempo della pace, passando attraverso il tempo dei dieci segreti, che sarà un tempo di grande prova, il ponte per attraversare questa tribolazione sono i sacerdoti. Senza sacerdoti non si va da nessuna parte. Noi possiamo pensare che la Chiesa fa cose egregie nel campo dell'assistenza sociale, nel campo del sovvenire ai bisogni dei poveri, del sostentamento, tutto vero. Ma chiunque può dare da mangiare, vestire e coprire. Ma quando sei nel momento decisivo della vita, è il sacerdote che ti può donare il perdono dei peccati nel nome di Dio. Quando hai bisogno di ristoro, quando hai bisogno di prendere forza, di accostarti all'Eucaristia, è al sacerdote che devi fare riferimento. Ma pensate quante volte ci lamentiamo se dobbiamo andare a messa in un posto che è 10 minuti più lontano del solito, dove magari c'è il parroco che fa la predica 5 minuti più lunga del solito, ma non vi siete mai chiesti fino a quando verrà celebrata l'Eucaristia ogni giorno. Vi siete mai chiesti perché il Signore ha inventato la terra rotonda? Francesco e Federico, voi lo sapete perché la terra è rotonda? Perché il Signore poteva farla piatta come sto tavolo. E noi sappiamo che le cose hanno un significato, eh? Perché non poteva essere piatto il mondo, non cambiava nulla. Facevi il sole che passava avanti e indietro. Perché se la terra è rotonda, significa che in ogni punto della terra, in ogni ora del giorno, c'è un sacerdote che consacra l'Eucaristia. Cioè la messa non finisce mai, mai. Quando ci toglieranno l'Eucaristia ci avranno tolto la vita. Noi pensiamo di essere in un paese che ha fatto della democrazia la sua parola d'ordine, della libertà un valore fondamentale, ma non so se vi siete accorti di che aria si respira. C'è la libertà per tutti, tranne che per quelli che incominciano a credere sul serio che senza Dio non c'è futuro, non c'è speranza e non c'è gioia. Ve lo dico perché insegno in una scuola superiore, insegno al liceo di Casale, insegno storia e filosofia, ma a volte con la filosofia si hanno ancora più occasioni che non insegnando religione per toccare il senso religioso. Quale difficoltà quando si tratta di essere liberi nell'annunciare la propria fede. Quanto ostracismo. Vedete, se io entro nella mia scuola, c'è un manifesto alto un metro e mezzo che dice educazione alla sessualità. Ci sono figure di ragazzini, ragazzine nudi e ti spiega che basta conoscere le parti del corpo, usarle come si deve e tu impari come si fa l'amore. E questo manifesto è lì ogni giorno e i ragazzi passano davanti, ragazzini di 14-15 anni che hanno una paura terribile di chiedere aiuto per sapere cosa vuol dire amare e fanno quello che fanno tutte le loro compagne. Noi mettiamo questo manifesto, ma se io mettessi un altro manifesto a fianco dicendo che conservare la purezza o arrivare vergine al matrimonio è un valore, verrebbe tolto subito e mi direbbero che sto facendo il lavaggio del cervello a queste giovani menti. Vedete un po' in che posto siamo. Il mondo sta cambiando velocemente, ma noi siamo qui per incontrare Gesù. E un'altra cosa mi conforta, vado avanti più di episodi che non di teoria. Nel 2005 Ivan, il veggente di Međugorje, è venuto a Milano a fare un incontro di preghiera e all'epoca parlava pochissimo italiano, parlava inglese perché è sposato con una donna americana. E quindi venendo da Boston mi ha detto, mi daresti una mano, mi fai da interprete, no? Lui parla inglese, io traduco in italiano, dico volentieri. Abbiamo fatto 3 giorni insieme, intensi e impegnativi, molto belli. Il terzo giorno, mi ricordo che gli ho detto, senti, non stiamo più a Milano, vieni un po' dalle mie parti. L'ho portato al santuario della Madonna Assunta di Crea, che è a un quarto d'ora da Casale Monferrato, meta di pellegrinaggio, anche di tanti che vanno a piedi.
E mi è passata una giornata normale. La prima cosa che mi ha stupito è la normalità di Ivan. Non è che sta 12 ore in chiesa, eh? Fa colazione, gira, mi chiedeva informazioni, era molto stupito per il Sacro Monte, che è una cosa che a volte vediamo per scontata, invece ha apprezzato molto. E poi verso metà pomeriggio mi sono fatto coraggio e ho detto: senti, andiamo a casa dei miei amici, visto che si avvicina il tempo della preghiera. Ivan è molto timido e non avrebbe voluto, voleva starsi nel santuario. Ho detto: senti, oggi è il 3 aprile, il mio compleanno, fammi sto regalo, andiamo giù con i miei amici, va bene, però non avvertire nessuno. No, ma poi arrivando a casa di Dario e Sabrina c'erano 7-8 persone. Ivan è entrato, mancava poco al tempo dell'apparizione, c'era un altro amico con noi che è croato come lui e si è messo in ginocchio, ha cominciato a recitare il rosario e poi è caduto subito in estasi. 3-4 minuti in cui si vede chiaramente che quella persona non sa più che cosa capita intorno a lui. Quando si è ripreso, mi hanno molto stupito le sue parole. Il suo amico croato traduceva, diceva: la Madonna è venuta in questa casa nella gioia. Voi immaginate sentire a casa vostra uno che dice così? Questa casa adesso è benedetta. La Madonna ha benedetto tutti, in modo particolare, pregando per i sacerdoti. E questa cosa uno può dire, è normale. Peccato che tra quei 10 ci fosse un sacerdote in borghese che è scoppiato a piangere. Ma non perché avesse fatto una preghiera così generica, uno può dire una casualità, perché durante l'apparizione ha visto questo lampo di luce che non capiva cosa fosse. E quando si è sentito dire prego per i sacerdoti, ha come capito che la Madonna sapeva che lui era lì. E la Madonna i suoi figli prediletti li riconosce, in mezzo a mille. E poi ha detto una cosa che mi ha colpito. Per avere la Madonna tra di voi non dovete venire a Medjugorje. Come? No. Recitate il Santo Rosario e anche se non siete veggenti, siate certi che la Madonna è con voi che prega. E che ogni volta che vedo un gruppo che, come avete fatto voi questa sera, incomincia pregando il Santo Rosario, dico: ma se sapessero che la Madonna è qui con noi, se sapessimo che vicinanza abbiamo. Perché vedete, o siamo degli illusi o stiamo toccando con mano la verità più importante che c'è al mondo. Non siamo venuti qui questa sera perché non sapevamo cos'altro fare, perché voi e io abbiamo una vita che non è facile. Non andiamo a raccontare in giro che i cristiani non hanno problemi, ne hanno più degli altri, perché per affrontare i problemi sappiamo anche che non si calpesta il prossimo, che si cerca di vivere la legge dell'amore che il Vangelo ci ha consegnato, e tante volte veniamo anche presi in giro perché non ci facciamo gli affari nostri calpestando chi è sulla nostra strada, ma cerchiamo di essere pazienti e di testimoniare la carità. Abbiamo problemi come gli altri, ma Gesù ha detto: non vi tolgo il problema, ma io vengo con voi. E voi siete qui stasera, chissà con quante domande, i problemi di salute, i problemi nei rapporti in casa, i problemi con i familiari, le difficoltà sul lavoro. Ieri parlavo con un caro amico, padre di tre fanciulle, e questa è un'azienda che è andata male. Comincia a calare il fatturato, è arrivato Equitalia, gli ha fatto una multa incredibile per un errore del commercialista, rischio del fallimento, crisi, in più tensioni in famiglia, e mi faceva un elenco di problemi e ho detto: fermati, se fai l'elenco dei problemi finiamo come tutti, che mi sento la schiena sempre più pesante, fermati. Quando il Signore permette una prova sull'altra è perché una cosa annulla la precedente, offri quella che è la fatica più grande, l'umiliazione che stai fallendo nel lavoro, la offri al Signore. La offri per dire: voglio ritrovare l'armonia in casa mia. La umiliazione più grande è che i tuoi figli ti guardano e pensano che sei un fallito. Offri quell'umiliazione lì. E il lavoro a poco si risolve. Noi ci facciamo fregare dal fatto che se non hai problemi, allora stai bene. Se hai problemi, devi come dire, trovare qualcuno da accusare e troviamo Dio. Invece Dio è venuto a dirci: io vi ho talmente a cuore che vi mando mio figlio e vi fa vedere la strada. E qui non dobbiamo prenderci in giro, e la strada passa per la croce. Non lamentiamoci. Sappiamo che la chiave che apre la porta del paradiso è la forma della croce. Potete farla quando volete questa chiave. La forma la conoscete. Si passa per il venerdì, si scende agli inferi il sabato, si risorge la domenica. Queste parole sono tanto più vere oggi che celebriamo 100 anni dalle apparizioni di Fatima. E non siamo qui a fare un po' di memoria storica. Non siamo qui a ricordare un avvenimento che uno potrebbe anche dire: certo che se Romano ci pensava prima,
Il centenario di Fatima era il 13 maggio, ormai è andato, vabbè, ci accontentiamo di trovarci un po' dopo. E no, il centenario intanto dura dal 13 maggio al 13 di ottobre e lo celebriamo ogni mese chiedendoci ma cosa capitava il 13 giugno del 1917. Ad esempio, nella seconda delle apparizioni tre pastorelli di Fatima, la Madonna ha detto chiaramente a Lucia che sarebbe rimasta lì più a lungo dei suoi cuginetti. Ecco, a me piace raccontare un'apparizione, no? Perché tanto le altre ho portato i libri di Padre Livio, vi leggete tutto quello che volete, però una ve la racconto, questa del 13 giugno. Immaginatevi come avevano vissuto i tre pastorelli in quel mese. Intanto non li hanno portati in trionfo, anzi, la mamma di Lucia ha fatto anche due sberloni, ma non perché fosse cattiva, non si scherza con queste cose. Come potevano pensare che tre bambini così semplici, così ingenui, così anche ignoranti, nel modo più semplice che si può intendere questo termine, potessero vedere la Madonna? Eppure quel 13 maggio quella bianca signora si era presentata a loro dicendo che veniva dal cielo. Dubbi non ce n'erano, ma il paese non era stato subito d'accordo. I familiari per primi li avevano messi in dubbio. Pensate come hanno trascorso quel mese. Ma il 13 giugno, secondo appuntamento. E Lucia si presenta, lo dice nelle sue memorie, con un po' di ansia, perché era un mese che rifletteva su questa cosa. Francesco e Giacinta sarebbero andati in cielo prima di lei. E come questa cosa disorienta, mette in crisi. Noi oggi lavoriamo esattamente all'opposto, no? Lavoriamo per dire, devo cercare di vivere il più a lungo possibile. Nessuno si offenda, eh? Ai miei studenti dico sempre che gli unici esseri che vogliono vivere il più a lungo possibile, perché ciò solo conta, sono gli animali. Un uomo vuol vivere il meglio possibile. Arrivare alla vetta della santità che Dio ha pensato per lui. E quando raggiungi quel punto devi dire, pronto, Signore chiamami, perché mi interessi tu. Non mi interessa camminare in questa valle di lacrime. È strano come tante volte ci lamentiamo, ma non molleremmo questa vita, ma se potessimo, vivremmo qui la nostra eternità. È come se ci dimenticassimo di quello che ci è stato promesso. È come se innamorati di Gesù lo volessimo incontrare il più tardi possibile. Ecco, Lucia aveva sentimenti opposti. Era in crisi perché si era sentita dire tu vivrai più a lungo. Ma la Madonna in quel 13 giugno le svela l'obiettivo della sua venuta. Tu devi rimanere perché attraverso di te Dio vuol far conoscere al mondo la devozione al mio cuore immacolato. Questo è un tema che ci sta molto caro. Noi la prossima settimana renderemo onore al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. Il Cuore Immacolato di Maria è la cifra che unisce Fatima con Medjugorje. Il termine immacolata è un termine che unisce le apparizioni mariane moderne a Rue du Bac a Parigi nel 1830 fino ai giorni nostri. Perché immacolata è un termine importante? Perché dice il ruolo di Maria. Maria immacolata non è semplicemente una verità teologica, sapete che è un dogma che è stato fissato da Pio IX nel 1854, confermato nell'apparizione mariana di Lourdes a Bernadette, quando il 25 marzo di quell'anno la Madonna si presenta alla piccola pastorella e le dice io sono l'Immacolata Concezione. Guardate che finezza linguistica. Non ha detto sono stata concepita in modo immacolato. No, io sono l'Immacolata Concezione. Io, solo io, l'unicità, l'unica creatura preservata dal peccato originale in vista di quel grandissimo dono che attraverso di lei Dio ha fatto all'umanità, che è l'incarnazione di suo figlio Gesù. Cosa vuol dire che è l'Immacolata? È un titoletto in più da ricordare? No, dice il compito di Maria. Perché è lei che guida la battaglia contro il male? Perché è Immacolata. È l'unico cuore che il demonio non ha potuto toccare. Io so che siete bravissime persone, però voi e io portiamo una tara che non sarà facile estinguere. È il peccato originale. È ben vero che col battesimo siamo stati recuperati alla divina figliolanza. E qui apro una piccola parentesi. È bello chiamare tutti fratelli, eh? Ma ricordiamoci che un conto è essere fratelli in umanità, altro essere fratelli in Cristo. Fratelli in Cristo sono i battezzati. Vabbè Diego, adesso non farla tanto difficile, un pezzo di carta. Eh no, perché il battesimo ti imprime un sigillo che rimane in eterno. Ti rende figlio di Dio. E quel battesimo Gesù l'ha pagato col suo sangue. Io sono contento di dialogare con tutti, credenti e non credenti, con qualunque religione, qualunque confessione, ma il mio battesimo non lo voglio svendere, perché è quello che mi dice quanto Dio mi ama. Se facessimo festa il giorno del battesimo
metà di quanto festeggiamo i compleanni, saremmo già sulla strada giusta. Dovremmo andare a recuperarlo quel giorno e ringraziare i nostri genitori che ci hanno resi anzitutto figli di Dio, prima ancora che figli loro. Ecco allora che questa scelta di vivere la devozione al cuore immacolato di Maria significa riconoscere che Maria ci guida nella battaglia. La battaglia contro il male, la battaglia contro il demonio. Qualche mese fa mi sono laureato in scienze religiose. Il signor Tommy di Grillano, di cui prima si diceva, è stato mio compagno di studio per qualche tempo e sa che ho sempre avuto a cuore due temi fondamentalmente: Medjugorje e le apparizioni mariane e poi la lotta contro il demonio. E la tesi l'ho fatta sulla figura del demonio che emerge nei messaggi di Medjugorje. E ne ho fatto anche un libretto, le note le ho tolte così si legge più facilmente. Che cosa viene fuori dai messaggi di Medjugorje? Che il demonio opera esattamente come Gesù rivela nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 44. Il diavolo è omicida e menzognero. E badate che la menzogna è un'arma più potente che non la furia omicida. Sì, ci sono anche le guerre, le tempeste, i terremoti, gli scatenamenti, i raptus di follia. Ma la menzogna, quante persone vivono la doppia vita? Quante persone si nascondono di fronte a se stessi quella che è la verità? E sei una persona debole, fragile, peccatore, hai bisogno di Dio. Con la menzogna il demonio è bravissimo, avete visto come ha fatto con Eva? Le ha dipinto un futuro meraviglioso, diventerete come Dio. E non pensate che le nostre tentazioni sono diverse. Qualunque peccato facciamo, lo facciamo per essere indipendenti. Io vi dico che non ho paura dei ragazzi che vivono in peccato. Io ho paura di quei ragazzi che a volte incontro che mi dicono Dio non mi interessa, perché basto io. Questo è un peccato molto più grave. Sono reduce da due giorni che ho fatto in montagna con i miei studenti di quinta, 20 ragazzi, per dirvi com'è il tempo, in che società viviamo. Li porti in montagna, cammini, passeggi, tutto bene. Io ovviamente ho spiegato, partiamo alle 8 perché faccio la messa prima, non posso perdere la messa. E quando ho detto domani mattina ci svegliamo, chi vuole fare un momento di preghiera prima della colazione si trova con me? Quanti eravamo? Io. Non uno. Ma ragazzi che a volte vanno anche a messa e a volte vanno anche in parrocchia. Non c'è più il senso di Dio. Ecco perché si cade facilmente nelle trappole del demonio, perché non lo si conosce più, uno non se lo aspetta. Se non te lo aspetti, non lo riconosci. E ti blandisce molto facilmente, ti dice guarda che tu vieni dalla terra, vivi sulla terra, sei fatto per la terra. Ecco perché Fatima ci dice esattamente l'opposto. Lo so che qualcuno può dire, ma io ho sentito che Fatima è un messaggio di pace, di amore. No, Fatima intanto ti mette in guardia. La prima parte del segreto di Fatima è una visione mostrata a bambini che avevano 7, 9, 10 anni. E cosa ha fatto vedere la Madonna? L'inferno. Questa pedagogia spaventa molti. Non si può educare con la paura. Guarda che se vuoi salvare tuo figlio gli metti anche la paura delle conseguenze. Io vi dico che sul viale principale di Casale, non so per quale motivo, ma di solito la domenica mattina c'è il carrozzetti con le macchine recuperate il sabato sera. Vedi queste macchine sfasciate, sono macchine piccoline, tutte aree giovani, sportive, e sempre qualche ragazzo che ha bevuto troppo è uscito di strada. E io non so se lo facciano apposta o meno, ma ogni volta che io passo con i miei studenti lì davanti, pensano, certo che se mi riducessi così, forse è meglio che io stia attento. Non posso dirti quanto è bello la guida sicura, ti faccio vedere cosa capita quando non stai attento. Non posso solo dirti quanto è bello il paradiso, ti faccio vedere le conseguenze di una vita di peccato. La Madonna ha portato avanti questo monito che a Medjugorje è stato ripreso in pieno dalla Regina della Pace. Quindi il primo messaggio è quello di dire che cosa conta veramente. Che cosa vi preoccupa? Vi preoccupa come sta andando la borsa? Vi preoccupa lo spread? Vi preoccupa quanto tempo manca ancora prima delle prossime elezioni? Vi preoccupa la riforma elettorale? Potete preoccuparvi per queste cose, ma se vi volete preoccupare per quello che conta, è soltanto la vostra salvezza. Ricordo una volta che mi trovavo ad andare a scuola, quando insegnavo ancora a Vervagna, molto presto, verso le 6-6:20 del mattino, passavo verso la galleria di Romagnano e c'era una macchina che si era accartocciata contro la galleria. È un episodio che ricordo spesso a me stesso, perché ho pensato che quella persona era uscita per lavorare presto pensando come me, oggi faccio questo, questo, questo. Ma a volte la vita non va come tu pensi. Io, ragazzi, pensate, magari vengono a dirmi mia mamma è malata.
E trovano adulti, ma malattie gravi, eh? Quando arriva quella biopsia che ti porta all'esito che non pensavi. E magari dicono, prof, mi dica qualche cosa. Perché? Perché tutti mi dicono non pensarci. Ma come non pensarci? Cioè tua mamma rischia la vita? Non pensarci. Pensaci bene. Per lei e per te. E che cosa vedo? Che spesso questi genitori, che poi sono miei coetanei, sono impreparati. Non sanno che cosa dire. Hanno insegnato questi ragazzi a dire non pensarci. Pascal diceva che il divertimento è un modo per ignorare il fatto che la vita prima o poi finirà. Non pensarci. È come vivere come Pinocchio Lucignolo nel paese dei balocchi. Ma la vita è un cammino che sale verso un obiettivo. Sapete, l'immagine che uso più spesso è quella della salita in montagna. Stando con 20 ragazzi in montagna in questi 2 giorni, facendoli camminare tutto il giorno, hanno capito cos'è la fatica. Ma hanno anche capito che se tu non arrivi in cima, non capisci il valore del tratto di strada che hai percorso. Capisci che se non c'è la salita, qualcosa non funziona. Qualcuno si stupisce che la montagna sia in salita, ma dico, se vuoi salire, devi fare così. E la vita è uguale. Ma tutti questi problemi, è la salita per conquistare la vetta. Non è un caso che la croce di Gesù è in cima al Calvario, non è su una spiaggia. Perché devi ricordarti l'immagine del cammino. Primo messaggio che da Fatima e che a Medjugorje viene ripreso, quello che conta è la salvezza eterna. Il secondo messaggio è il tema della guerra. Io devo chiamare le cose col loro nome. C'è una profezia che dice chiaramente, se l'umanità non si convertirà verrà castigata con una seconda guerra peggiore della prima. E la Madonna ha avuto ragione, perché la seconda guerra mondiale ha fatto 55 milioni di morti. E pensiamo che le guerre ce le siamo lasciate alle spalle. Pensiamo che il Novecento ormai è finito, che il XX secolo, il secolo degli orrori, dei totalitarismi, è ormai finito. Cosa rischiamo? 55 milioni di morti in 6 anni. È la stessa cifra che ogni anno viene conteggiata in aborti legali compiuti nel mondo. Ogni anno l'umanità deliberatamente sopprime 55 milioni di bambini. C'è un progetto per abbattere le barriere architettoniche per la disabilità. Entro il 2020 l'Europa vorrebbe dire non ci sono più barriere. Peccato che entro quello stesso 2020 l'Europa ci ha detto cerchiamo di arrivare a quello che è l'obiettivo che l'Olanda ha proprio denominato Down Zero, che vuol dire zero bambini down. Io e i miei amici studenti dico, avete mai visto dei bambini nani in giro? Sapete perché è scomparso il nanismo? Perché vengono abortiti tutti. Un pianeta che sceglie di uccidere i propri figli si sta suicidando. E il Signore, che è il Dio della vita, dice attenzione a dove camminate. Quante volte la Madonna Medjugorje è venuta per dirci voglio compiere quello che ho iniziato a Fatima con i segreti rivelati ai 3 pastorelli. 25 agosto 1991. Vi chiedo 9 giorni di rinuncia e preghiera per compiere quanto iniziato a Fatima. Cosa aveva svelato la Madonna Fatima? Che il comunismo avrebbe dilagato nel mondo, ma quando avessero consacrato la Russia al suo cuore immacolato si sarebbe dissolto. Quando è crollato il comunismo? 1991. E perché la Madonna ha scelto di apparire in un paese comunista? Per mostrare che lì lei trionfava. Ma voi, io non so se avete mai pensato cos'era Medjugorje all'inizio. Sì, si va adesso, ci sono gli alberghi, ci sono i negozietti, bisogna dire la verità, molto più che a Lourdes. Quando si entra nella zona della chiesa, si entra in una spianata dove c'è soltanto preghiera. Non c'è da fare nulla. Io continuo ancora a portare in pellegrinaggio gruppi, è sempre più difficile trovare apparizioni pubbliche, testimonianze dei veggenti. La gente viene contenta perché dice finalmente ho pregato sereno e tranquillo. Questo mi batte il tempo. Allora, di fronte a una prospettiva di preghiera recuperata, viene da chiedersi perché la Madonna appare a Medjugorje? Per mostrare che è più forte di qualunque ideologia ate materialistica. È bello sentire testimonianze. Io un caro amico che era nella polizia segreta comunista al tempo delle apparizioni, è uno di quelli che ha circondato la collina dopo i primi giorni. Poi sapete che i veggenti hanno dovuto scendere giù e hanno trovato rifugio in chiesa dal parroco che non credeva alle apparizioni, ma ha sentito una voce che diceva proteggi i ragazzi. E poi quando anche padre Iozzo ha avuto la sua apparizione si è convinto definitivamente. A volte mi viene da sorridere quando qualcuno dice ma sì, ma forse però Medjugorje è vera soltanto i primi 3 giorni e mezzo e poi tutto il resto chi lo sa? Perché padre Iozzo si è fatto arrestare il 17 di agosto. Cioè scusate, ma un parroco
con la preparazione che aveva padre Iosu, scettico come era lui all'inizio, ma secondo voi si sarebbe fatto ingannare da sei ragazzini? Si sarebbe fatto arrestare? Sapete che non è stato messo in una villa dorata ai domiciliari come il buon Galileo Galilei nella villa di Arcetri vicino a Pisa, no, no, l'ha mandato in carcere e quando ha osato chiedere di tenere il suo breviario, la guardia l'ha portato fuori, gli ha spaccato i denti a manganellate. Ma quella stessa guardia testimonierà di aver sentito una voce che dice: perché picchi questo mio figlio prediletto? Si è convertita perché era musulmana, ha chiesto il battesimo. Di fronte a questo dire chissà è temerario, perché non si rischia la vita per un inganno o un'illusione. Non rischiano la vita sei bambini che sanno benissimo che il regime li perseguita. I tre pastorelli di Fatima sono stati arrestati, sapete, dal sindaco, che pensava così di evitare l'appuntamento del 13 agosto. La Madonna non si oppone, l'uomo vuol fare il male, lo lascia agire così. Sono stati arrestati, cioè in una prigione in Portogallo nel 17, non era un parco giochi. Ma il 19 agosto poi è apparsa loro al Valignos, una zona poco distante, e ha dato quel messaggio fondamentale che ricordiamo sempre: pregate perché oggi molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Che bello, eh? La Madonna ci ricorda: lavorate alla vostra salvezza ma anche a quella dei vostri fratelli. Tanti si perdono perché nessuno prega, nessuno si sacrifica. Allora dico, se consideriamo fratelli quelli che sono uomini assetati di verità, cominciamo a pregare per loro. Cominciamo veramente a fare anche dei sacrifici perché possano essere toccati dall'amore di Dio quelli che ancora non l'hanno incontrato. I sei veggenti di Medjugorje hanno sperimentato queste persecuzioni, hanno resistito. Vedete, all'epoca non c'era molto lavoro in Jugoslavia, allora cosa capitava? La Bosnia-Herzegovina faceva parte dell'impero austro-ungarico prima della guerra, andavano quasi tutti a lavorare in Germania. Come si faceva per tenere sotto controllo la famiglia? Si sequestrava il passaporto al capofamiglia, quelli erano rovinati, non potevano andare a lavorare. I bambini non pativano nulla. Potete minacciarci di morte, ma noi dobbiamo dire quello che abbiamo visto. Jacob addirittura aveva 11 anni all'epoca e quando le guardie lo hanno arrestato ha detto: ho visto la Madonna, adesso posso anche morire. Questo per dire la grandezza di quello che unisce Fatima con Medjugorje. Fatima porta con sé una grande profezia che ancora non si è esaurita. È la terza parte del segreto e forse quella che a volte incuriosisce di più. È stata rivelata soltanto nell'anno 2000 per volontà di Giovanni Paolo II. La lettura del testo è stata fatta dal Cardinal Sodano e l'allora Cardinale Josef Ratzinger ha fatto un commento teologico. Qual era l'idea, come si può dire, la lettura ufficiale che ha dato la Chiesa all'epoca? Si parla di un vescovo vestito di bianco, e i pastorelli hanno detto è il Papa, che viene ucciso mentre sale una montagna sormontata dalla croce, con lui vengono uccisi vescovi, sacerdoti e laici. Beh, senz'altro è un modo simbolico per esprimere lo scampato attentato di Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro a Roma. Sì, è anche vero questo. Il fatto che nell'81 abbiano sparato al Papa per noi ormai è storia, ma è un atto di una gravità senza precedenti. 13 maggio, il Papa scampa miracolosamente a quell'attentato e l'anno dopo va a Fatima per ringraziare la Madonna da cui si sente protetto e mettere la pallottola nella corona. E la cosa interessante è che il 14 maggio 1982, mentre Giovanni Paolo II è a Fatima, a Medjugorje la regina della pace dice: i nemici del Papa volevano ucciderlo, ma io l'ho protetto. Segno di profonda continuità. Giovanni Paolo II però non è convinto che sia tutto finito lì. Non è convinto che, crollato il comunismo, Fatima sia finita. Tanto che nella messa del 13 maggio 2000, mentre viene letto il testo del segreto, fa leggere il capitolo 12 dell'Apocalisse, laddove si descrive quel segno grandioso che è la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, una corona di 12 stelle in capo che si oppone al dragone infernale. Capite come Giovanni Paolo II indicava una prospettiva apocalittica ed escatologica e non richiudeva la prospettiva di quella terza parte del segreto a qualcosa che si fosse già definitivamente compiuto. Arriva il 2010, questa volta è Papa Benedetto XVI, l'ex Cardinal Ratzinger, che a Fatima pronuncia quelle parole diventate ormai famose. Si illuderebbe chi pensasse che il messaggio di Fatima avesse esaurito il suo ruolo profetico. Cioè Ratzinger dice chiaramente quella profezia che parla di guerra e persecuzione alla Chiesa
è aperta verso il futuro e usa quella parola chiave che lega Fatima con Medjugorje. Preghiamo Dio perché questi 7 anni che mancano al centenario delle apparizioni, era il 2010, possano affrettare il trionfo del cuore immacolato di Maria. Guardate, quando con Padre Livio abbiamo scelto il titolo da Fatima a Medjugorje, non è che abbiamo fatto una gran scoperta, il messaggio è del 25 agosto 1991, la Madonna a Medjugorje richiama esplicitamente l'apparizione di Fatima, ma quale sorpresa quando scopro che la più autorevole voce che ha detto esplicitamente a un monsignore polacco Fatima si compie a Medjugorje, sapete chi è stato? Che per primo ha detto questa cosa? San Giovanni Paolo II. Stiamo facendo un libro nuovo con Padre Livio, tanto per ingannare un po' il tempo, e tra le varie cose c'è un bel capitolo su Giovanni Paolo II e Medjugorje. Incredibile. Pensate che il vescovo di Medjugorje, delle prime apparizioni, Monsignor Zanic, inizialmente era favorevole, poi molto contrario. E Giovanni Paolo II, che credesse a Medjugorje, non lo nascondeva. Tanto che quando nel 94 vanno i vescovi croati a trovarlo in Vaticano, che cosa fa? Praticamente accoglie tutti i vescovi e Monsignor Zanic si avvicina e dice: Santità, quando è che viene a Sarajevo? E lui in tutta risposta, sapete cosa gli ha detto? Pensavo mi chiedesse quando è che viene a Medjugorje. Pensate a che libertà aveva Giovanni Paolo II, che chiedeva ai veggenti, ha incontrato Miriane Visca in colloqui privati, custoditemi Medjugorje. È bello questo, come se sapesse che cosa di lì stava capitando, cosa stava passando. Ora uno potrebbe chiedersi, ma allora oggi come facciamo i conti con quello che ha detto Papa Francesco sull'aereo tornando a casa da Fatima? Beh, facciamo i conti con i fatti e non solo con le opinioni. Andiamo a vedere come ha iniziato il suo pontificato Papa Francesco. Lo ha iniziato in un modo sorprendente. Ha consacrato il suo pontificato alla Madonna di Fatima. Io questa cosa la dico in tutti gli incontri che faccio e ancora non l'ho capita. Un Papa argentino che sceglie di consacrare il suo pontificato a una Madonna europea e di lingua portoghese non ha spiegazioni. Cioè non riesco a comprendere quale intuizione abbia avuto questo Papa per capire la centralità di Fatima. Poi è diventato Papa nel 2013, ma prendi un'altra apparizione che festeggia il centenario? No, Fatima. E nell'ottobre, il 13 ottobre di quello stesso anno, ha consacrato il mondo al cuore immacolato di Maria. Io lo so che se leggiamo soltanto i titoli che riporta Repubblica o il Corriere, sembra che il Papa abbia le sue opinioni. Ma se andiamo a vedere quello che dice nei discorsi ufficiali e i gesti concreti, ma questo Papa è innamorato di Maria. Ha una sensibilità tutta sua ed è un gesuita, questa cosa bisogna imparare a conoscerla, ma ha una chiarezza. A volte uno mi dice, anche l'altra sera mi scriveva un sacerdote, fa, ma come la mettiamo con l'obbediente superiore dopo quello che ha detto il Papa su Medjugorje? I preti che vanno in pellegrinaggio disobbediscono. Ho detto no, al contrario. Perché se avete fatto caso, ha detto, primo, ottimo lavoro della Commissione Ruini, che ha riconosciuto indizi di autenticità nei primi giorni delle apparizioni. Ma mi sembra una cosa grande. Cioè, se mi dite che quel seme è vero, è veramente un seme di ciliegio, poi non mi dite che l'albero che è venuto fuori un pero, eh? Se sono veri i primi giorni, mi sembra difficile, con tutta la continuità, poi dirmi, poi dopo vediamo. Intanto i primi giorni sono autentici. Due, i frutti. Le conversioni sincere, ha detto Papa Francesco, che non avvengono con la bacchetta magica, autentiche. Quando uno mi dice, ma tu Diego sei impressionato da quanta gente va a Medjugorje? No, io sono impressionato da come la gente ritorna a Medjugorje. Quando vanno dal parroco a dire, vogliamo fare adorazione eucaristica. Ah vabbè, allora il primo giovedì del mese? No, tutti i giovedì. Vogliamo che tu il venerdì sei in chiesa che dobbiamo confessarci. Vogliamo fare le messe con tranquillità. Basta correre. Ma da dove la prende la gente sta voglia di pregare? La prende da là. Certo, ci vanno anche i curiosi. Certo, ci vanno anche quelli che magari hanno un po' di manie. Ci vanno quelli che prima idolatravano Padre Pio e adesso idolatrano i sassi del monte. Cosa mi interessa? Mi colpiscono molto più quelli che ci vanno in modo autentico. Più di 400 guarigioni fisiche, tutto custodito presso la parrocchia, non c'è ancora una commissione medica. Oltre 600 vocazioni sacerdotali e religiose. Ma come puoi dirmi che un albero marcio, quando dà dei frutti così belli, e poi lo sa che ha fatto un po' di teologia.
dove c'è la conversione autentica, c'è l'opera della grazia di Dio. E la commissione Ruini si è esposta su un punto che pochi hanno notato, ma Andrea Tornielli lo ha riferito nel suo articolo il 14 maggio di quest'anno. La commissione esclude che ci sia un inganno diabolico dietro questo fenomeno. Allora scusatemi, il demonio non c'entra. La scienza ha dimostrato con le due commissioni italiana e francese 84-85 che i ragazzi non stanno mentendo, non sono psicotici, non sono sotto ipnosi, non sono nevrotici, hanno fatto dei test. Io faccio un esempio banale, no? Perché la scienza mi convince. Quando hanno l'estasi, la pupilla si dilata come se ci fosse realmente davanti a loro una figura che viene percepita indipendentemente da ogni disturbo uditivo, di luce. Allora viene da chiedersi, ma con tutte queste prove ancora non credo. Noi sappiamo com'è finita Fatima. Fatima è finita con quel grande segno che ha aiutato l'incredulità di molti, che è il miracolo del sole, il 13 ottobre del 1917. Immaginate 70.000 persone a Cova d'Airia, un posto che non era facile da raggiungere, Fatima non c'era neanche sulle cartine, 70.000 persone incuranti del fatto che c'era la guerra. Vedono il sole che incomincia a muoversi in cielo, a pulsare, sembra che precipiti sulla terra, la pioggia che cadeva scrosciante fino a pochi minuti prima di mezzogiorno si interrompe, gli abiti sono istantaneamente asciutti, gli anticlericali più convinti che erano lì per sbugiardare i pastorelli cadono in ginocchio e si convertono. Ecco, Medjugorje, la Madonna deve fare i conti 100 anni dopo con un'incredulità dilagante. Oggi è il tempo dell'apostasia. Noi lo vediamo per l'accesso ai sacramenti che è sempre ridotto. Io penso che chiunque vive in una parrocchia si rende conto che la gente non si sposa praticamente più in chiesa. Anche qui nel nord Italia, perché anche questo c'entra, sempre meno ragazzi fanno la cresima, mentre un tempo era normale. Adesso si abbandona, perché sono figli di una generazione che ha smesso la pratica religiosa prima ancora di mettere al mondo questi ragazzi. Pensano non è importante educarli alla fede. In questo mondo bisogna dare un segno ancora più eloquente. Cos'ha detto la Madonna a Medjugorje? Vi darò un segno, dopo due ammonimenti. E l'oggetto del terzo segreto, a Medjugorje sono 10 segreti, non sono soltanto 3, due ammonimenti che verranno dati a Medjugorje, che riguarderanno Medjugorje, ma verranno svelati con 3 giorni d'anticipo. Guardate che differenza rispetto a Fatima. Ma là non l'ha detto prima cosa sarebbe successo. Le profezie erano scritte nero su bianco, me l'hanno rivelate dopo. Perché invece qua viene detto in anticipo? Perché è un modo per convincere anche chi è più accanito nell'opporsi. È come dire, se non credi a questo non so più cosa fare. E quando verrà dato il segno, i veggenti non hanno detto che cos'è. Hanno detto che c'è una data certa in cui queste cose, questi eventi accadranno. Una data che ha portato Visca, parlando con padre Livio nell'intervista a Radio Maria, a dire tu non sei troppo vecchio per vedere queste cose. Padre Livio è classe 1940, fate i conti. Lunga vita a padre Livio, eh? Ma anche se arriva a 100 anni, i segreti non capiteranno fra 50. Questo segno sarà bellissimo, indistruttibile, permanente, di chiara origine divina. Attenzione bene, perché sono caratteri importantissimi. Bellissimo. La bellezza è un attributo di Dio. Indistruttibile. Qualcuno cercherà di eliminarlo. Certo, il mondo odia Gesù. Il mondo odia la verità di Dio. Il mondo cerca di distruggere quello che testimonia che Dio c'è. Permanente. Rimarrà lì per sempre. Come testimonianza di quello che è successo a Medjugorje. Dice la Madonna come testimonianza che queste mie apparizioni qui sono autentiche. E poi è di chiara origine divina. Si vedrà che è da Dio, non è opera umana. Ma la Madonna ha detto anche, non aspettate a convertirvi quando ci sarà quel segno, perché tanti verranno, si inginocchieranno e non crederanno. Lui dice, ma com'è possibile? Cosa è successo sotto la croce? Un soldato pagano diceva, questo era il figlio di Dio. E i capi della sinagoga bestemmiavano il Cristo in croce. Siamo liberi, la nostra fede non verrà costretta. Quando uno mi chiede, ma Diego, ma quale sarà l'aspetto più caratteristico del tempo dei segreti? Non è un problema delle calamità naturali, delle guerre, che quelle stiano per arrivare, lo vediamo leggendo i giornali, adesso ditemi che vi sentite sicuri. Ogni anno c'è qualche centinaio di bombe atomiche in più, io non so se questo ci fa sentire più sicuri, personalmente no.
però temo molto di più la perdita della fede. Il problema non è di salvarsi la vita, di salvarsi l'anima, è di essere perseveranti, fedeli. Probabilmente i 7 segreti che vengono detti castighi dal 4 al 10 sono riassunti in quella terza parte del segreto di Fatima che già conosciamo. Quando qualcuno mi dice, ah, quando conosceremo i contenuti, ma non ti serve saperli, sei già. Il terzo segreto di Fatima dice che il Papa attraversa una città distrutta dalla guerra e che quando sale sulla montagna vengono uccisi i sacerdoti, i vescovi e anche il Papa, la persecuzione della Chiesa. Noi siamo in un momento in cui la persecuzione della Chiesa è montante, sempre più persone cristiane vengono uccise in odio alla loro fede. Io penso che ognuno di voi sperimenta quanto sia difficile testimoniare e vivere la propria fede in questa società oggigiorno. Ma noi dovremmo decidere se, come dicono gli Atti degli Apostoli, capitolo 5, versetto 29, è meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Allora staremo dalla parte giusta. Se invece vorremmo stare nel compromesso, saremo come quel cibo tiepido che non è né caldo né freddo e si vomita. Non ci sarà più tempo per le zone grigie, si sarà divisi, luci e tenebre. Mi colpisce ricordare un'immagine usata da quel grande teologo che è Romano Guardini, che all'inizio degli anni 60 diceva: vedo l'esercito della luce e della tenebre che si va preparando, e immaginava come le due sommità e al centro una grande valle si preparavano gli eserciti. Non è un caso che il Montfort parli degli apostoli degli ultimi tempi, non è un caso che la Madonna dica: apostoli miei, è venuta a chiamare i suoi figli. Perché ci raccontiamo queste cose? Primo, per sapere che quello che è iniziato a Fatima si va compiendo in questo tempo. Ci sarà un giorno in cui ringrazieremo Dio di essere vissuti in questi anni, in questo tempo, che è decisivo. È la prima parte del combattimento tra il bene e il male. La donna vestita di sole, la Madonna, che si schiera contro l'anticristo, ma lo fa guidando quelli che lei ha chiamato. Come finisce la maggior parte dei messaggi di Medjugorje? Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Come iniziano tutti i messaggi dal primo all'ultimo, cari figli. Questo ci deve far capire quanto stiamo a cuore alla Madonna, ma lei ha bisogno di ognuno di voi. Quando siamo tentati di lasciarci prendere dallo sconforto, dalla paura, ricordiamoci quello che ha detto il 28 febbraio 1984: chi prega non ha paura del futuro. Quando si prega si sa che il Signore della storia è Dio Padre Onnipotente. Il comunismo è crollato l'8 e il 25 dicembre 1991, festa dell'Immacolata, festa del Santo Natale. Dio ha usato questa finezza per far capire che Lui conduce la storia. Che cosa rimane da fare a me e a voi? Primo, utilizzare l'arma della preghiera. Chiedere nella preghiera il dono del discernimento. Non lasciarsi confondere da quelli che pensano che se sei legato a Medjugorje, alla Madonna, devi essere contro il Papa, e se stai col Papa devi essere contro Medjugorje. Falso. Ama la Madonna, vai in pellegrinaggio dove ti senti chiamato, ma ama il Papa, sostienilo, difendilo, perché è attaccato più di quanto tu pensi. Molti pensano che questo Papa darà soddisfazione al mondo, a quelli che vogliono il compromesso rimarranno delusi, perché quando è stato il momento ha detto sempre le cose chiare. Faccio un solo esempio su tutti: non hanno fatto nessun titolo nella stampa, nella Repubblica, nel Corriere, quando ha detto pubblicamente Papa Francesco: la teoria del gender è un errore della mente umana. Non hanno fatto i titoli. Nessuno ha visto dei titoli quando, prima che fossero pubblicate tutte le relazioni sui sinodi della famiglia, che tanto hanno fatto discutere, prima che fosse pubblicata la Moris Letizia, che ancora tanto fa discutere, Papa Francesco ha pubblicato un libricino, un motu proprio, per rivedere il processo di nullità matrimoniale. Dopo 4 righe dice: stante l'indissolubilità del matrimonio. Punto. Le cose fondamentali le dice. È vero anche che sta parlando ai lontani. Io penso che ci sta dicendo: il diluvio è vicino. L'arca è pronta, la porta è aperta, datemi una mano a far salire quanta più gente possibile. Questo lo dico perché il nostro compito in questo momento è di restare saldi nella fede, dare speranza alle persone che incontriamo e avere il coraggio di usare le due armi fondamentali contro il maligno: la preghiera e il digiuno. So che costano, ma se ci fidiamo nell'usarle risulteremo vincitori con Maria. Allora potremo dire: per ognuno di noi è vero quello che la Madonna ha detto a chi è già andato a Medjugorje.
Grazie perché anche tu hai risposto alla mia chiamata. Sia lodato Gesù Cristo. Alla Madonna. Applausi a lei. Bene. Se ci fosse qualche minuto per avere qualche domanda, io sono contento di rispondere. Prima di rispondere faccio un po' di spot, così anche Padre Livio è contento. Io porto sempre qualche libro da proporre. E uno perché qualcuno stasera non è venuto, per ottime ragioni. E il modo migliore, anziché raccontarvi la tiritera, di dire ti regalo il libro che ho preso là, così vedi di cosa si è parlato. Due, perché a volte le cose vanno un pochino meditate. E io vedo che Padre Livio mi obbliga in ogni libro a riandare, a rivedere cose che uno pensa di sapere e poi in realtà non si approfondiscono mai abbastanza. È un modo per essere un pochino pronti. A parte il libro su da Fatima Međugorje, ho portato quello sulla preghiera come arma contro le tentazioni del demonio, che sento molto, molto attuale, e poi anche l'edizione economica di Oltre, la vita eterna spiegata a chi cerca, perché quello per me è un evergreen. È il tema su cui vorrei più sensibilizzare soprattutto i giovani, ma forse anche a noi non fa male ricordarlo, è il fatto che noi siamo fatti per il paradiso. Se ho questa premessa, qualunque difficoltà la interpreto bene, diversamente avrò sempre un'obiezione. Quindi grazie un po'. Se c'è qualche domanda io sono contento. Chi è che... Vorrei chiedere se ci parli delle combinazioni di date da Fatima a Međugorje. La Madonna, ci sono dei collegamenti tra uno e l'altro. Adesso non so se sono i collegamenti che ho in mente io. Diciamo che quelli che sono i collegamenti per noi più importanti riguardano il cosiddetto secolo della prova. Uno mi dice, per quale motivo ti sei fissato sul centenario di Fatima? Perché è una cifra tonda. Dico no, perché c'è un messaggio dei primissimi tempi dato a Međugorje, 14 aprile 1982, in cui la Madonna ha detto, questo secolo è sotto il potere di Satana. Dovete sapere che Satana esiste, si è presentato davanti a Dio, ha chiesto il permesso di tentare la Chiesa, Dio gliel'ha concesso, ma ha anche aggiunto, non la distruggerai. In queste tre righe ci sono due verità teologiche fondamentali. Il demonio e il male non possono nulla se Dio non lo permette. Se ci ricordassimo questa cosa quando siamo nella prova, usciremo da ogni forma di scoraggiamento. Se Dio lo permette, perché trae un bene maggiore da questo male. Secondo, la Chiesa non verrà mai distrutta. Quando qualcuno dice, ma questo Papa non sarà il Papa, sarà l'esento di tutte. Ma guarda che il Papa non può venire meno alla promessa di Gesù che ha fatto a Pietro. La continuità del Magistero Petrino, il fatto che è la pietra su cui si fonda la sua Chiesa, questo non verrà mai meno. Però, se dobbiamo pensare che la Chiesa sia salda e omogenea, siamo degli illusi. Già nel 1972 Paolo VI parlava del fumo di Satana che entrava nel Tempio di Dio e nell'autunno confidava Jean Guiton di pensare che quelli fossero i tempi in cui risuonava vera la domanda di Gesù, ma quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede? Immaginatevi se era vero 40 anni fa, se non è vero oggi. Questo messaggio prosegue dicendo, a Satana è stato concesso un secolo per mettere alla prova la Chiesa. Sapendo che gli resta poco tempo, è diventato più aggressivo. Provoca omicidi, causa ossessioni, diverbi anche tra le anime consacrate, distrugge i matrimoni. Quanto è vero questo? La Madonna è concreta, eh? Non è che si mette a parlare, non so, soltanto delle possessioni, così uno dice, beh, uno su un milione. No, no, il demonio lavora attraverso le grandi masse con la seduzione dei peccati più comuni. Tutti ci siamo esposti. Allora, quando uno si chiede, ma quando comincia questo secolo di prove? Quando finirà? Ecco, qui le date ci dicono che se il 25 agosto 1991 la Madonna ha parlato di essere, ha detto di essere venuta a Međugorje a compiere quanto iniziato Fatima, è evidente che allora l'inizio del secolo della prova è proprio nel 17.
E poi Dio non è un ragioniere, non conta 100 anni,00, ma quando io mi ero permesso di dire vedrete che non passeremo il centenario senza che si capisca che c'è stata una svolta, il Papa mi ha subito confermato, perché ha fatto quel pronunciamento su Medjugorje, così controverso ma anche così importante, il 13 maggio stesso. C'è un punto importante che lega Fatima a Medjugorje attraverso le date e riguarda il crollo del comunismo. Questo mi ha molto colpito, perché tanti dicono ma in realtà la consacrazione non è stata fatta come si doveva. Il 25 marzo 1984 Giovanni Paolo II a Roma ha consacrato il mondo al cuore immacolato di Maria in comunione con i vescovi. Nell'89 Suor Lucia ha scritto a Giovanni Paolo II una lettera in cui diceva la Madonna è contenta della consacrazione. Quindi quando uno mi dice ma non è stata fatta, dico senti, se Lucia ha scritto così, e sappiamo che Lucia ha avuto apparizioni lungo tutto l'arco della sua vita, non ha scritto io penso che sia stata fatta bene, secondo me la Madonna sarebbe contenta, la Madonna è contenta, cioè come dire guarda che me lo ha detto. Uno potrebbe vedere l'effetto e capire se la causa era buona o meno. Se la consacrazione era stata fatta, il comunismo doveva crollare, il comunismo è crollato. E qui però faccio notare un particolare, perché poi le date sono sempre interessanti e curiose. Il crollo del comunismo incomincia con un evento simbolico, il crollo del muro di Berlino, 9 novembre 1989, un evento imprevisto, non se lo aspettavano neanche in Germania. Sapete che data riporta la lettera di Lucia, che scrive Giovanni Paolo II, la consacrazione è stata fatta bene, la Madonna è contenta? 8 novembre 1989, il giorno prima. Se non sa di profezia questa lettera, ditemelo voi. Ecco, questi sono alcuni rimandi che secondo me possono legare un pochino Fatima a Medjugorje. Non so se era quello che avevi in mente o ci fosse altro. Se c'è ancora una domanda, volentieri, poi facciamo la coroncina. Tanto poi mi fermo per i saluti, quindi non c'è... Alcune domande? Difficoltà.